Per la prima volta nella quarantennale storia del Rossini Opera Festival, un capo dello Stato italiano presenzia e applaude la rassegna dedicata al Cigno Pesarese. In un centro storico blindato da metà pomeriggio, poco dopo le 20 di domenica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è presentato puntuale in Piazza del Popolo per sedersi in prima fila al cospetto del palcoscenico del Galà Rossini, accompagnato dallo scroscio di applausi della platea pesarese. Applausi che Mattarella di lì a poco ha poi rivolto all'evento di chiusura del 42esimo ROF, dedicato al 25esimo anno di militanza al Festival del tenore Juan Diego Flores. Mascherina sempre in viso, atmosfera composta e formale, per 2 ore che Mattarella ha cominciato con le note dell'inno di Le Mameli e continuato con la magia musicale rossiniana. Che il presidente ha trascorso al fianco della senatrice a vita Liliana Segre. Una presenza straordinaria per il ROF e per Pesaro, città della musica UNESCO, con il sindaco Matteo Ricci che ha applaudito e ringraziato la promessa mantenuta del capo dello Stato, auspicando una sua permanenza in carica oltre la fine del mandato presidenziale prevista a febbraio. Applausi a Mattarella anche dal prefetto Tommaso Ricciardi, dal presidente della Fondazione Rossini Gianni Letta, dal presidente della provincia Giuseppe Paolini e dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. È un'estate all'insegna della cultura, all'insegna della bellezza, all'insegna di una regione che veramente vuole anche ripartire dopo delle stagioni purtroppo fortemente condizionate dal Covid, e questa sera a Pesaro una chiusura straordinaria alla presenza del presidente Mattarella. E in questa fase il rispetto della sicurezza e la capacità di saper organizzare bene siano insieme due fattori indispensabili per poter ripartire e per poter ritornare piano piano a una normalità che ci faccia riaffacciare e anche pregustare veramente poi quella che speriamo presto sarà la normalità vera.